Una buonasera a tutti gli appassionati spettatori del calcio amatoriale, benvenuti allo Sporting Club Ostiense, dove va in scena la terza giornata dell'Italian Cup, Gazzetta Football League. Si affrontano Crotone in maglia bianca e Bologna in maglia rossoblù. Tutto pronto per il fischio d'inizio, primo pallone che sta per essere mosso dal Crotone, si aspetta solo l'avvio. Con il fischio, eccolo qui. Allora si parte subito, rimessa laterale. Bella l'iniziativa qui del Bologna che trova il gol del vantaggio sulla grande palla messa dentro. Freddissimo a tu per tu con il portiere. L'attaccante trafigge per la prima volta. Si sblocca l'incontro. Adesso scopriremo il marcatore. Dovrebbe trattarsi di Clark. Postazione adesso centrale del Crotone che passa e trova il gol del pareggio. Bella azione, molto bravo Ahmed a trovare l'1-1. Ancora Proietti, può provare centralmente, grandissima la risposta di Votino. L'azione prosegue. Perché è stato assegnato il vantaggio dal direttore di gara, torna avanti il Bologna. Vediamo poi se il fallo verrà accumulato. Il gol intanto lo segna lo Grippo. Proietti. Con la palla al piede apre il gioco sulla destra. Teglia calcia! Ancora grandissima risposta di Votino che tocca il pallone sul palo, poi non è finita, adesso sì. Ultima azione probabilmente del primo tempo, vediamo se il Crotone riesce a trovare in extremis il pareggio. Invece adesso l'opportunità ce l'ha il Bologna che può provare ancora con lo Grippo, blocca la sfera Votino e poi finisce il primo tempo, il parziale è di 1-2 all'intervallo. Si riparte con il secondo tempo, conduce il Bologna. Aveva trovato il pareggio il Crotone, non è bastato però all'intervallo. Attenzione subito alla prima azione con l'iniziativa qui di Ahmed che non trova la doppietta. Non si sono invertiti i campi all'intervallo, quindi resteremo così. Allora tiro libero dopo il quinto fallo commesso dal Crotone, dopo il sesto ovviamente fallo commesso dal Crotone. La rincorsa di Marco Teglia che trasforma l'opportunità nell'1-3 per il Bologna a un quarto d'ora dallo scadere. E in pochi istanti la doppietta di Marco Teglia che riconquista il pallone e a tu per tu con Votino non sbaglia nonostante il tocco dell'estremo difensore 1-4. Ancora Marco Teglia caricato dai suoi di battere il secondo tiro libero dell'incontro, freddissimo Teglia, hat-trick per lui. 1-5. Mette l'ipoteca il Bologna sui 3 punti. Ha riconquistato Proietti che passa sulla sinistra, Proietti dentro, poi la sfera resta lì ed è Clark a segnare il 6-1 dopo la bella iniziativa personale di Proietti che però non ha trovato la gioia del gol, doppietta per Clark. Terzo tiro libero dell'incontro, egemonia dei tiri liberi per Marco Teglia, questa volta però va a largo, tiro libero anche per il Crotone, Brian però calcia alto. Brian prova centralmente, non si passa su Marco Teglia che scambia, tocco morbido di Simone Teglia, un gol bellissimo quello del 7-1 del Bologna con la combinazione tra i due Teglia, anche un bacino al palo prima di mandare la palla nel sacco dolcemente. Lo Grippo, la palla è dentro, chiusura. Attenzione allora alla ripartenza del Crotone che ha l'opportunità di addolcire un pochino il risultato, ma non ha. Di Maruca che si rifugia in calcio d'angolo, grande intervento il suo e poi calcio d'angolo battuto velocemente con la palla riconquistata, non è finita l'azione, tiro sull'esterno della rete. Non c'è più tempo, fischia 3 volte il direttore di gara, si chiude allora Crotone-Bologna sul punteggio di 1-7. 3 punti al Bologna, grazie per averci seguito. Un saluto da Live Sport Academy.